prima ricetta che hai detto, com'è? Allora, cioè nel senso che si fanno in pastella, normali, fritti. L'altra che hai detto? Oppure, vabbè, cioè nel senso come li fate voi, ad esempio con anche la mozzarella dentro, piuttosto che la ricotta. Invece di qua. Stasera in piazza. Eccoci qua. Due soltanto, adesso tocca a Marco. Thank you, sir, thank you, sir, thank you, sir, you, sir. Carne fresca, sir. Ok, Marco! Pronto? Così. Sì, ciao. Ho capito, va. Può essere più, ma può essere solo. Che vero, può essere. Niente a cambiare! Arrivo. Allora, due piante. Ma come comunicano le piante? Le radici. Ecco qua. Scanso, io do una cosa a te, tu vuoi dare una cosa a me. E infatti questo qui è il fiore del lupino. Nel 1492 un esploratore genovese si recò in un nuovo continente. Cristafera! Chi è? Che mi chiama? Sono io, un pomo! Ma non ho mai visto un pomo dalla polpa così sugosa! Sì, e beh, è per macchiarti meglio la camicia! E a sua volta era cognato di Carlo Magno, perché la mamma di Carlo Magno era la sorella, la sorella di Carlo Magno era la mamma di Orlando, quindi era tutto un famiglia. Si alza da Montedesco, lo guarda, lo accoglie, gli dice: intanto tu non sei mio re e non mi puoi dare ordini. Lì partirà un applauso con pathos che coinvolgerà tutta Brugoli. Come si fa un applauso con pathos? Applauso con pathos ha un'accelerazione dinamica, parte lento, diventa veloce, tipo così. Faccio un esempio di applauso con moltissimo pathos. Troppo pathos, moltissimo. Fatelo fare! Ci vede quello della grande, perché se no ci fa fare a tutti. Faccela perché.